Paladini, vi abbiamo voluto riunire a corte affinché possiate conoscere quali dolori hanno colto il nostro cuore d'argento. Dopo l'arrivo di Angelica, la bellissima principessa d'Oriente, noi abbiamo avuto il disordine generale. La sfortuna sembra accanirsi contro, mentre la sorte della guerra non ci è certamente amica. Il re Moro Agramante, nostro nemico, è di già accampato 2 leghe distante Parigi e ben presto gli riceverà aiuti da parte dell'emiro di Saragozza, dal califfo di Granada, di quello di Tunisi e di Berberia. Tutto l'Islam si muove a grandi passi per distruggere, annientare, calpestare il mondo cristiano. Questo non può e non deve accadere. Siamo veramente felici di condividere con il pubblico bambini, adulti ed altri qui al glorioso Teatro Garibaldi di Vienna questa festa del libro, questa giornata della cultura, quindi, perché noi comunque sia facciamo cultura, abbiamo fatto cultura popolare, ma popolare non nel senso, diciamo, basso della parola, ma nel senso largo della parola. Abbiamo nel tempo comunicato alla gente, al pubblico tradizionale del locale, i messaggi di questa tradizione, quindi l'aspirazione alla giustizia, alla deontologia, la legalità, tutti i valori che i paladini, come mito e come rito dell'opera dei pupi, hanno da sempre portato in scena e hanno fatto sognare gli spettatori dell'opera dei pupi. Voglio ricordarvi che questo è stato un anno assai fortunato, ricco di grandi vittorie che hanno accresciuto la vostra potenza militare. Lasciate che questi fanatici guerrieri musulmani, che con tanta arroganza hanno risalito la via del sud, ci chiamino sul terreno dell'onore. Li affronteremo e le scimitarre musulmane si spezzeranno battendo contro l'acciaio dei fronti. Questo sogno oggi continua in una maniera diversa, chiaramente quel pubblico serale, quello degli affezionati, perché ricordo che l'Opera dei Pupi andava di scena ogni sera con una puntata diversa l'una dall'altra, come succede con le telenovelas nell'arco della settimana. Quindi i pupari avevano un rapporto straordinario, un rapporto filiale con la gente, e io mi ricordo piccolissimo, ancora non operativo, negli angoli delle quinte stavo lì a guardare questi eroi luccicanti, questi eroi che mi riempivano il cuore di orgoglio, di fierezza, che mi insegnavano tante cose, e dall'alto le mani che muovevano i sogni, le mani di mio padre, di mio zio, dei vecchi manianti dell'Opera dei Pupi, maestri di questa che applicando il codice gestuale trasportavano il proprio ego, trasportavano il proprio ectoplasma attraverso i fili e i ferri dei pupi all'inanimato che prendeva vita, che diventava vivo e palpitante. E dall'altra parte il ricordo straordinario di mia madre, parlatrice Italia Chiesa Napoli, deceduta a 93 anni, che per oltre 70 anni ha regalato la sua passionalità, la sua melodia, la sua voce ai personaggi femminili, dei quali cuciva anche gli abiti, come anche quelli dei cavalieri, e gli altri maestri, i parlatori, quindi coloro che davano la voce ai pupi, trasferendo le vocalità, ora gutturali, ora labiali, ora dentali, nell'apparato appunto vocalico, riuscendo a creare in me quella magia alla quale aspiravo da bambino: muovere i pupi, maniare i pupi, parlare i pupi. E questo ho fatto. Fammi capire bene, appena dico una parola, sì, nonni, madre, padre, mi stai vedendo a pili che me ne stai tornando a casa. Ma spiegami bene. Mi disse che quando mio marito io, a me da tutti i vicini della scuola, i maestri, i fidelli, erano tutto pari, erano tutti, zie, cognati, nanni, mia madre, ma ne faccio da un mio. Va Peppe, che cosa stai dicendo? Tuo padre deve essere il primo presenziale al tuo matrimonio, è giusto e rispettoso così. E poi non capisco il motivo, perché mai? Ah sì, questo è tanto intelligente, fuluto, leccioluto, non sai perché? Non lo so. Ci spiego io, presto ci spiego. Ma perché? Chi ci passi bello, per esempio, che quando si maritavo io da mia non maritavo? Ma brutta bestia, come potevo invitarti se tu ancora non eri venuto al mondo? E dopo si vedeva l'infezione po' primogenito. Prima aspettava che nasceva lui e dopo si maritava. Di questa sera
lateralmente al palcoscenico tradizionale dell'Opera dei Pupi, che per l'occasione abbiamo svelato, quindi abbiamo tolto le cortine, abbiamo tolto tutto ciò che crea barriera visiva e abbiamo in un unicum teatrale, questa sera faremo vedere pupi e pupari che si raccontano. Si raccontano in uno spettacolo che è antologico, in uno spettacolo che consente a chi non ha mai visto l'opera dei pupi di avere una password del sistema, di avere una chiave di lettura dei personaggi buoni, dei personaggi cattivi, della maschera del teatro dei pupi siciliani che è Peppe Nino, di conoscere Ferravù, di conoscere Angelica, la sua bizzarria, i suoi capricci di donna bella che crea sempre scompiglio, come d'altronde tutte le donne belle in genere, insomma. E i paladini, chiaramente, innamoratisi di lei, si creano contrasti all'interno di quella che era l'unita corte di Carlo Magno, che per colpa di Angelica attraverserà questo momento critico. Oh, e che mi potevo sbagliare neanche a 3 miglia di distanza quando sento l'odore di acchiglioluzza del mio cuore? T'ho ritrovata! Oh, fratellone, prima di ogni cosa, che ci stai facendo? La ninna nanna, la mia scheggia, che la dondolavi di qua e di là. Oh, cavoliere, stolte mal giunto, allontanati e lasciami stare solo con questo fiore di fanciulla. Hai capito? Boiazza della lampusa, ti hai detto che non ci ho sentito bene da questo vecchio. Me ne vado, mi allontano e ti lascio solo con la mia fidanzata. E sbagliati grosso. Levati, scugnati, allaschiti, anatema su di te, discomunico per tutta la vita. Quindi Orlando, che abbandonerà il candido Giglio, che è sua moglie, la sposa alta, lasciata sempre vergine, pensate, perché Orlando gli fece promessa quando lo sposò che si sarebbe unito al letto matrimoniale con lei solo quando gli avrebbe regalato una corona, che poi questa corona, andando più avanti nel tempo, sarà la corona intrisa di sangue, sarà la corona che gronderà di sangue, perché porterà i paladini nella valle di Roncisvalle e segnerà morte assoluta di tutti i paladini, quindi la fatidica valle. Infatti ancora in Sicilia, quando qualcosa è tragico, quando dobbiamo indicare qualche cosa che è veramente negativo, non solo a Catania, ma in Sicilia diciamo: oggi è successa a valle, sta succedendo a valle, fazzo succedere a valle. La valle era il valico di Cise Pirinedo, Orlando e i paladini moriranno. Parlo dopo, maledizione! Come? Ma come? È Angelica! Oh, è 3 ore che ti dico, aspetta, stop, ferma il gioco, scolicenze, che mi chinnai queste cassatelle da Pasqua, che tu, pa, pa! Ti aschegluzza, ci ha lasciato tutta tua con un palmo da naso. Questa sera non arriveremo alla conclusione storica della chanson de Roland, ma faremo divertire, faremo commuovere, racconteremo, faremo conoscere tutti questi paesi all'insegna della più autentica tradizione che da noi viaggia sempre tra permanenze e mutamenti. Quindi tutto ciò che era, tutto ciò che è, tutto ciò che sarà, sempre insieme, nelle mani e nelle voci dei pupari. Una sola cosa ti chiedo. Battezzami. Fammi cristiano, perché la verità è in te. Ciò che tu dici mi riempie di una grande gioia. E se avrò dato morte al tuo corpo, la tua anima raggiungerà il celeste paradiso dell'onnipotente Signore Dio, creatore del cielo e della terra. Io, Orlando, gonfaloniero della Santa Chiesa di Cristo, cavaliere di Dio, ti battezzerò cristiano. Il mio pianto sia l'acqua benedetta. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti battezzo cristiano.
Proprio ieri, voglio ricordare, è morto mio fratello Salvatore, il secondo della generazione. E come la dura legge del teatro insegna, noi siamo qui a rappresentarci. E con me ci saranno mia moglie Agnese, i miei figli Davide, Dario e Marco, mio fratello Giuseppe, che è a maniera, il professore Alessandro Napoli, che è l'ultimo vero antropologo della tradizione dei pupi, i nostri assistenti di palcoscenico Turi Costa e Giacomo Anastasi. Quindi i pupi scalpitano, ci aspettano là sotto, fremono per andare in scena e presto il sipario ipotetico, perché ho detto che non ce ne saranno, si aprirà e il pubblico deciderà se lo spettacolo è valido o non è valido. Grazie, grazie per essere stati con noi, grazie per averci regalato la vostra attenzione e la vostra presenza in questa bellissima serata.